Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Siamo a novembre ed è tempo di seminare. Oggi andiamo a seminare la fava e lo facciamo in un modo molto artigianale, esattamente come lo facevano i nostri bisnonni. Il risultato è raccolto e garantito, veramente abbondante, in pochi metri quadrati di orto o vaso. Dal raccolto dello scorso anno ho essiccato un po' di fave. Adesso mi serviranno per la semina. Le poso in bacinella, aggiungo l'acqua, le lascio stare una notte intera dentro l'acqua. La mattina seguente tolgo l'acqua dalla bacinella, li metto in mano e con una martellina o zappetta scavo un buco circa 10 cm di profondità, inserisco il seme, ricopro di terra e 20 cm distante faccio un altro buco dove inserisco l'altro seme che vado a ricoprire sempre con la terra. Questa tecnica possiamo usarla anche per la semina in vaso della fava. Il risultato è garantito, credetemi. I buchi da scavare sono sempre gli stessi, mentre la distanza è il vaso stesso. Dopo aver coperto i buchi, spiano con il martellino sempre, oppure con la zappettina, all'incontrario, in modo piatto, il terriccio sopra. E continuo a seminare, buco dopo buco, seme dopo seme, ricoprendo sempre il seme inoltrato da terriccio e poi spianare il tutto. Esattamente come si vede in video. È una tecnica semplice, usata dai nostri bisnonni sin dai tempi antichi. Molto facile da fare, veloce. Con 10 minuti del nostro tempo abbiamo seminato 40 fave, esattamente 40 piantine. Ognuna di essa porta circa 15-20 frutti ed abbiamo occupato circa un metro e mezzo quadrato di terreno nell'orto o giardino. Di solito noi piantiamo circa 100 piantine in 4 metri quadrati, ovvero 100 semi inoltriamo nel terreno ed è giusto il fabbisogno per 3 famiglie tutto l'anno, ovvero fave fresche e fave essiccate per l'inverno. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. La fava poi non ha bisogno di cure, anzi quasi per niente. Tra 3 mesi incominceremo già a raccogliere. Dopo la semina andiamo subito ad innaffiare e per la prima settimana lo facciamo un giorno sì ed un giorno no. Dopodiché basta, non serve più dare acqua alla fava. Ed aspettiamo il nostro raccolto che sarà garantito. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!